I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonk e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Felice sabato, buongiorno a tutti amici, ci siamo, un'altra giornata di estrazione ovviamente con i nostri consigli, le nostre notizie, quindi rimanete lì per questa pillola importantissima, quindi adesso andiamo a scoprire cosa hanno preparato Leo e Marco. Intanto ti risaluto, come stai? Ciao, ciao. Bene, molto bene, intanto poi parleremo anche di quella che è stata un'altra ottima estrazione, ma c'è poco tempo, per cui ieri sera è andata particolarmente bene, oggi pomeriggio ne parleremo meglio, questa sera ce n'è un'altra e vi ricordo che è la penultima estrazione del mese di gennaio e vi consiglio di rimanere lì perché io velocemente sentiamo l'argomento e vado dritto in redazione, parto dal portale al costo di un caffè perché l'81 per qualcosa già abbiamo detto ieri sera è perfetto in lotto segreto e nel mondo dei numeri in figura 9 e ieri sera proprio durante la diretta estrazionale già vi avevo dato l'anticipazione nel mondo di lotto segreto e la figura 9 per iperfrequenza. Che fretta! Si fa bravissimo, adesso io vado piano. La notizia, parleremo degli orologi Swatch, quelli anni 80 che a me quelle si piacevano. Allora non vivevo qui, io andavo in Svizzera a comprarli, sono una roba proprio una pazza con i miei nonni, andiamo in Svizzera a comprare, perché non è che te le mandavano, c'era questo, sai, era un po' difficile. Quindi quelli sì, mi sono piaciuti. Beh, è stato non un bel mondo da collezione. Sì, ne parliamo tra pochissimo. Sì, io solo uno ne ho avuto, il più stupido che c'era, con la foca e il coso di pello bianco. C'era una foca nel quadrante, la pelliccia sintetica bianca. Carino. Redazione e andiamo subito a parlare al costo di un caffè di questo bellissimo 81. E poi andiamo agli orologi. Venite con me. Ci siamo, vado veloce perché voglio lasciare proprio il tempo materiale di usare l'892288, tasto 3, portale al costo di un caffè. Protagonista, capitan di giocata è Lambata 81 che avrete nel mio abbinamento con la figura 9 e con quello di Leo in lotto segreto. Ecco quello che stavo dicendo poc'anzi in studio, che già ieri sera durante la terz'ultima estrazione, insomma quella del venerdì sera, vi avevo già anticipato proprio anche per le uscite legate ai numeri in figura 9 che hanno avuto un'altissima frequenza e anche la vincita di lotto segreto. Occhio perché per questa sera l'81 è speciale. Sparisco e vi aspetto al tasto 3.
Allora, eccoci, parliamo degli orologi Swatch, appunto un mito degli anni Ottanta. Beh, hanno segnato la storia, perché, sì, 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 qua. Infatti. È una marca di orologi di proprietà di Swatch Group, società svizzera, fu pensato in origine per ridare vita alla presenza svizzera sul mercato dell'orologeria, messa appunto in crisi dalla crescita aggressiva delle società giapponesi negli anni 60 e 70. La prima collezione di 12 modelli Swatch fu presentata il 1 marzo 1983 a Zurigo. Il prezzo era standard di 50 franchi. L'obiettivo delle vendite fu impostato a 1 milione di orologi per il 1983 e 2,5 milioni per l'anno successivo. La campagna marketing è stata molto aggressiva, un prezzo ragionevole per un orologio comunque sempre svizzero, lo fecero diventare subito popolare. Poi gli Swatch hanno raggiunto picchi, no, di fama durante la metà degli anni Ottanta. Vennero fondati una serie di Swatch Stores che c'erano, io credo, fino a qualche anno fa. Io mi ricordo in via Monte Napoleone c'era anche un orologio, un negozio del genere. Ma magari c'è ancora. Non lo so, infatti. Perché loro ci sono ancora in giro. È vero. È memorabile a quel tempo le lunghe code che si snodavano fuori, vero, dai negozi. Quando usciva il modello quando nuovo. Usciva, bravo. Introvabile. Infatti, e poi negli anni 80 divenne di moda portare due Swatch, questo non lo sapevo, o usarli per legarsi i capelli a coda di cavallo. Poi alcuni modelli come i Pop Swatch potevano essere attaccati direttamente ai vestiti, è vero, anche quelli gli grandi zaini venivano agganciati allo zaino, sì, sì, penzolante. È vero. Sì, beh, alla fine era un orologino di plastica, ha segnato, sì, il, sì, tempo, è stata una moda straordinaria. Pazzesca. 50 franchi svizzera, io ricordo che in Italia costavano tra gli 80.000 lire e i 120, perché poi cambiava, c'era anche quello magari che aveva il cinturino d'acciaio, il metallo, sì, 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 erano tantissimi modelli, ed è vera la storia della coda, io li ho odiati. Non ne ho mai apprezzati, se non quello lì peloso per la strameria, perché è un orologio a batteria. Certo. Io non sopporto gli orologi al quarzo. Fin da ragazzino ho sempre avuto orologi a carica manuale. Mm. Difatti spiegavo a Clara prima che io da ragazzino ancora oggi non riesco a non mettere l'orologio, non è una cosa più forte di me, sono ossessionato da allora. Mm. E allora usavo molto i panciotti e avevo questo orologio a cipolla, quello da taschino, che era di mio nonno. E oggi ne ho ancora, quello compreso, ne ho una decina, addirittura. Bello. Ne ho uno col Carillon svizzero, due col Carillon, e ho sempre usato quelli lì. Io voglio un orologio che deve essere caricato, sì, a, sì, mano, sì. Non sopporto gli orologi con la batteria, è proprio una roba che non ce la faccio, non, sì, non sì, so perché, sì. Non ho la più pallida idea, non lo so, forse è l'ossessione di sapere l'ora, il terrore che si scarichi la batteria, certo, e che io sbaglio l'ora, certo. E invece, non lo so, è una roba psichiatrica comunque, sì. A me piaceva una volta a Milano, c'erano gli orologi praticamente in ogni angolo, sì. Ti ricordi? C'erano questi, e io e adoravo, andavano. Perfetti, erano adesso tutti, se li vedi non... Ma ci sono ancora, qualcosa esistono? In giro c'è. Perché io prima vedevo, io non avevo orologio, e vedevo, che bello, sapevo tutto l'orario preciso con questi orologi. Adesso non, da molto che sinceramente non ci ho fatto caso, non le vedo. Come un po' come le cabine telefoniche, sì, no? Che... vero. Vero. Bello, dai, parlare di tempi passati. Dai, dovrei piacere. Ricominciare a tirarli fuori invece i miei cipollotti, perché ne ho di veramente belli. Dai, portalo. Solo che pesano. Sì, perché dopo tolta la moda un po' del gilet, insomma, il panciotto, sì, li, sì, agganciavo, sì, a un coso dei pantaloni e li tenevo in tasca, certo, insomma, certo. Per cui poco pratici da tirar fuori e controllare l'ora. Però per tantissimi anni io ho usato solo quegli orologi lì. Che bello. Va bene, vabbè. Dai, allora, caro, 4 Maxi. Minuti, andiamo, una sola possibilità, il 9, il 90 e il 9,90 per stasera, andiamo. Ci siamo, 895-095, chiudiamo in bellezza questo sabato mattina con l'opportunità di avere coppia d'ambi con 9, terno con 90 e abbinamento del 9,90. Sono le ultime battute, attenzione, perché questa è la penultima del mese, per cui tra oggi e lunedì e martedì, insomma, sull'ultima parleremo tanto di questi due numeri che hanno già dato grandi risultati, ma hanno ancora delle ottime possibilità. Tasto 3 per avere tutto e solo sul 9,90.
due, tre, ciappa che è. Prendila fin tanto che ce n'è. La combinazione fortunata, pronta per essere subito giocata. Tra la 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 lero la la we. Ascolta bene e controlla poi se ti conviene. La combinazione è ben riuscita, cotta, preparata e ben condita. Tra la 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 lero la la we. Ciappa che il ghè, prendila fin tanto che ce n'è. La combinazione fortunata, pronta per essere subito giocata. Tra la 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 lero la la we. Bene, allora ci vediamo più tardi, questo pomeriggio, ore 14, come sempre, dalle 14 alle 13, quindi buona continuazione. Ah, va indietro? 14, 2, 3, 2, dalle 2 alle 3, io sto orario ancora dopo 60 anni che sono qui. 14, 15. 14, dalle 2 del pomeriggio alle 3 però sarebbe bello fare dalle 14 alle 13, che andiamo indietro. Magari. Parliamo al contrario, un po' satanico, no? No, io sto 13, 14, non riesco, basta, alle 2 del pomeriggio. Sì, 2, 3, perfetto, a dopo, finisce qui la mattina, ci vediamo più tardi, ciao. Basta.